Terzo confronto della mattinata per la Coppa ATM della Lega Futsal Amatori Latina. In campo l'Old Ranch Villa Patrizia agli ordini del signor Fittipaldi e la sezione Opes di Latina. Solo Buba in panchina, 5 un cambio per il momento a disposizione. Parte il confronto, è l'Old Ranch a gestire e manovrare questi primi palloni con Marrocco. Si va a vedere Riccio in bucata verso Papa, arriva il tiro di Lungoci, c'è la deviazione, Marisella, il diagonale dove va Macaro a chiudere per il vantaggio dell'Old Ranch 1-0. Colella che non interviene, adesso Riccio si gira, c'è Napolitano che devia, rimesso in gioco da Papa, Morelli, Papa cambia con Lungoci, Napolitano, Lungoci, Papa si avvita e la mette dentro, c'è il gol del pareggio di Villa Patrizia. Riccio, ancora Riccio, prova il diagonale dove Napolitano però non casca, arriva poi Lungoci, fallo laterale, Arduini, Popolla e stavolta Parisella la chiude sul secondo palo opposto e c'è il gol che porta di nuovo in avanti l'Old Ranch 97 Fondi. Lungoci, Morelli, il pareggio del Villa Patrizia 2-2, fino a che il pallone non arriva a Napolitano che esce dalla porta, fa tutto da solo, riesce anche a scaricare per Marrocco, poi per Popolla. E poi Napolitano si è preso la briga di uscire dalla porta mentre Papa adesso la mette fuori di poco. Riccio si fa portare via il pallone da Macaro, si distende, fa tutto da solo Colella in due tempi. Papa, Lungoci, diagonale, Napolitano sventa allontanando, poi Morelli, avanza Napolitano, Morelli, Lungoci, le finte a liberarsi per il tiro, Lungoci, Riccio, intervento di Napolitano, gli porta via il pallone, ancora Riccio, pallone tra i piedi, Lungoci, Lungoci, Parisella, Macaro, ben appostato Arduini, prima la blocca con le gambe 4:36. E poi la mette dentro Lungoci, si crea lo spazio per andare a calciare, lo fa ma Napolitano, Popolla, Parisella, Popolla sotto misura, non corregge a rete Fiore. Popolla, il tiro, Morelli, calcio di rigore. Popolla che parte è fredda, Colella 5-2, calcio di rigore di Popolla, doppietta per lui. Lungoci, Papa, poi Lungoci sull'esterno della rete, Morelli, la rincorsa, il tiro è in due tempi, Napolitano, Popolla contro Colella, parte Popolla, la mette sotto la traversa, Morelli prova lo scavetto, Riccio, Lungoci, è subito ripreso il pallone con Macaro che dalla distanza sigla la settima rete dell'Old Ranch Fondi. Ancora portiere di movimento, Morelli, Napolitano,
Riccio, Morelli, prova il diagonale ancora e ancora dalla distanza. All'indietro, Morelli, gira per Riccio, prova con il mancino. Ancora Morelli, carica al destro, fuori di poco. Tiro libero per Villa Patrizia. Parte Riccio, la mette fuori dopo la deviazione di Napolitano. Parisella se ne va insieme a Macaro, in 2 contro 1. Macaro fuori di poco e finisce qui la terza partita. L'Old Ranch va praticamente alla semifinale battendo Villa Patrizia 7 a 3.